signori, buonasera. Va in onda da un luogo sconosciuto di Cagliari, ex Acciaieria Live. Conduce Mauri Pilloni! Bentornati qui all'Ex Acciaieria Live. E la gente, bentornati all'Ex Acciaieria Live. Tutti bentornati all'Ex Acciaieria Live, grazie anche alla signorina. Bentornati qui all'Ex Acciaieria, sono Mauri Pilloni, il vostro conduttore. La puntata di oggi è davvero speciale perché abbiamo degli ospiti davvero particolari. Non era mai capitato fino ad oggi. Non vi... Gianluca, un bel applauso a Gianluca, il nostro regista. Scusate, non sono solito fare queste cose in diretta, non so perché... Che è questo? Auguri. Scusate. È il nostro avvocato. Abbiamo deciso di far causa a YouTube. Abbiamo deciso di fargli causa perché ci ha rubato l'idea dell'ospite. Perciò un bel applauso, grazie. Sì? Oh. Grazie. È un cordless? Li fanno così adesso? Ok. Sì. Ok. E abbiamo perso contro YouTube. È andata così. Abbiamo attualmente un presidente della regione che è Pigliaru, e per inciso è appena arrivata una notizia sconvolgente. Pigliaru è ancora in vita. È ancora in vita, non lo sapeva nessuno. E il problema è che lui stesso ha affermato questo comunicato stampa. Io non lo sapevo, perché se no in questi ultimi 3 anni avrei fatto qualcosa, cioè non è che... Non devi prenderti assolutamente gioco delle seguenti minoranze. What? Africani, vabbè giustamente, asiatici, zingari. Non è questo il modo corretto per... Donne, da quando sono una minoranza le donne? Io mi vergogno per le donne in sala, nel senso che... Minori, ok. Persone affette da disabilità generica. Le disabilità particolari non le citiamo, cioè se uno ne ha un, vabbè. Persone affette da qualsiasi forma di malattia regolarmente diagnosticata da medici professionisti iscritti all'albo. Gli omeopati? Merda? No, non li citiamo neanche. È un po' brutto perché noi a volte parliamo male, non dobbiamo farlo, specialmente in modo sessuale, ci scusiamo a casa perché da questo momento in poi niente più roba sessuale, grazie, questo è il mio spuntino. Eccolo qua, buono, molto buono. Molto buono. Questa è la mia famiglia live! Fatto sta che io vi volevo ringraziare. Grazie a tutti per averci seguito, perché oggi è la nostra ultima puntata, è stato davvero un piacere. E io... Oh no! Me lo lasci fare il monologo? Grazie. Allora, stavo dicendo... io sono... Ma perché fai così? Per me è stato un grande piacere, è giunto il momento di dare il via alla... No! Morte all'America! Zia Alfonsina, era da un po' che non la vedevo. Ho peggiorato l'italiano, prima parlava solo in... Ma è il pacco Amazon che avevo ritirato, zia? Sembrava più bellino dalla foto. No, sto scherzando, è una bomba. Non c'è niente di cui aver paura... È fra 40 minuti che esplode, perciò abbiamo tutto il tempo di fare la puntata e metterci in salvo. Io sono Mauri Pilloni, il vostro conduttore, e questa è l'Ex Acciaieria Live! Ehi ragazzi, bentornati all'Ex Acciaieria Live. Come abbiamo già anticipato la scorsa settimana, non siamo un late show normale. Infatti, per portare qua gli ospiti dobbiamo utilizzare dei metodi non convenzionali, e questi metodi consistono per lo più in
rapimenti. E per fare questo, cioè parliamo di professionisti e persone del mestiere che non sbagliano mai un colpo. Ma mi rispondete? Che vuoi? Ma perché è così? Ma così cosa? Cos'è successo? Niente! Non è normale che non sia successo niente, c'era una bomba l'ultima settimana. Ma quale bomba? La bomba che ho trovato qua sotto. Ma perché? Perché ci sta sul cazzo, perché se non ce l'abbiamo noi, non ce l'hanno neanche quei francesi di merda. E vediamoci ste notizie. Eccoci qua, fedeli musulmani pregano per 37 anni nella direzione sbagliata. Sembra che se ne sia accorto qualcuno all'interno perché qualcosa non tornava, no? E quindi ha chiesto dei controlli. Bastava una bussola, ragazzi. Cioè, non è che c'era bisogno, entri lì, hai la bussola e controlli a che punto... Cioè, io non capisco. Prossima notizia, vediamo. Vaticano arriva a follow JC Go per giocare a Pokémon Go con i santi? Cosa? Io non mi permetterei mai di catturare uno dei Padre Pio. Per esempio, ma come puoi? Ma... E poi come puoi scegliere una volta che li possiedi? A parte che... Ma una volta che ce li hai, come puoi scegliere fare, che ne so, o Sant'Antonio oppure Sant'Antonio Abate o Sant'Antonio da Padova? Ma che modo è? Attenti al ragno delle banane, stimola erezione ma uccide. Ho appena capito perché lo chiamano ragno delle banane. Prete si gioca 900.000 euro dei fedeli alle slot. Parrocchiani in rivolta, rivogliamo i nostri soldi. Ma io mi chiedo, come fai a fidarti di un uomo che ha questa faccia? Cioè, adesso, al di fuori di tutto il resto, probabilmente si chiama padre male quest'uomo, perché non ha per niente, non c'è neanche un briciolo di... Comunque, il fatto è questo, non so bene come abbia raccolto 900.000 euro dei fedeli, perché è questa la vera notizia. Sei stanco della solita compilation di Natale? Questo Natale cambia musica. Arriva finalmente il trio più discusso e sconosciuto del panorama musicale mondiale, i Morriconi per caso. Rigorosamente nudi per migliorare l'acustica, canteranno tutti i pezzi più famosi della storia del cinema e non. Mi sorge un terribile dubbio. Scusa, sei della Tunisia? Sì, dico sei... Monastir Tunisia? Monastir, dove c'è l'autovelo. Ah, bene, giustamente! Amici, è un ottimo, Amici, è! Speriamo che il nostro ospite stia bene. Lui è un fenomeno di internet, ce ne sono tanti ma nessuno è come lui. Signore e signori, stiamo parlando di Fisso Ridendo! Gli alter ego! Antonello Lai! Vanessa Barrui! E Vito Biolchini! Le Lucide! Joe Perrino! Stefano e Massimo Lorrai! Custo sindaco, Zedda, e ho detto, mi dica, no, perché pensa soltanto al carnevale? Ho detto, guardi che sinceramente so dalle associazioni culturali che quest'anno e l'anno scorso soldi al carnevale non ne ha dato. Ho detto, ma no, come ha fatto il gay pride, questi ultrasessuali.
bello qui, eh! E sono quasi certo che fosse Siri, anche sì, tutti insieme nello stesso qua, siete messi benissimo. Grazie. Livello povertà, modalità. Oh. Sono quasi certo sia abusivo. Come state, ragazzi? Tutto bene? Beh, sequestrati, ma bene, felici. Stanchi, ma felici. No, va bene, cioè, riportate questo. Vi hanno dato da mangiare, vi hanno dato da bere? No. Ok. Solo da mangiare, niente da bere. Cioè, questo è un po' secco. Male, un prosecchettino, qualcosa. No, un po' secco io, non un prosecco. Ho capito male io da qui. Allora, ce l'hanno preso. Il carrello ce l'hanno preso, non vi possiamo dare niente da bere, purtroppo. Vabbè, mi spiace. Io non ho mai bevuto carrelli, però. No, 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 non in quel senso, no, no. È chiaro, e per dire questo non c'è bisogno di essere, come dire, dei grandi strateghi, che il centrosinistra non parte avvantaggiato, zedda o non zedda, per tanti motivi, anche perché c'è comunque l'onda lunga delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, per tutta una serie di questioni. Capo, ho una notizia buona e una notizia cattiva. Non ho ammazzato Gonnos, ho ammazzato il Joker. Incredibili a Cagliari, due eroici poliziotti hanno sparato a morte il Joker, mettendo fine al suo regno di terrore. Come è finito a Cagliari? Cosa farà adesso Batman? Ma soprattutto, che continuo ti seguiva? La risposta nel servizio. Quindi lei è un testimone oculare? Sì, 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 io sono un testimone oculare, ho visto tutto. Ah, ma mi scusi, lei è cieco? Sì, sì, però gli agenti Billa John mi hanno raccontato tutto, io di loro mi fido ciecamente. Tra le altre cose mi hanno anche salvato da un pirata della strada. Fermo, pirata! Pirata, fermo! Pirata della strada! Maledetto pirata! Ci vediamo alla prossima puntata!